Ben ritrovati a tutti per un nuovo bollettino del meteo su Meteo Groane. Eccoci pronti a vedere la cartina con le nostre temperature registrate il 28 di ottobre. Ecco le temperature minime, vedete, bollate 5,8, 7,2 cesate, 5,2 ceriano laghetto. Le massime 17,8 bollate, 18,4 cesate, 17,7 ceriano laghetto. Temperature massime che stanno leggermente aumentando proprio perché adesso vedremo, commenterò brevemente, guardando l'immagine di Reading, l'anticiclone si sta praticamente impossessando un po' dell'Italia e di una buona parte d'Europa. Ecco l'immagine del satellite, vediamo benissimo qualche nuvola che è passata anche sulle nostre teste, è dovuta a quella perturbazione che ieri vedevamo in Francia, che si è sfilata e si è portata verso nord-est, lambendo un po' le Alpi e quindi anche facendo passare qualche nuvola sulla pianura padana. E il resto del brutto tempo si è concentrato in Grecia perché ormai il tutto si è spostato verso est. Infatti, da questa carta vedete come le Alpi sono piuttosto fredde, si è raffreddata anche la pianura padana, il centro Italia, un po' tutta l'Italia potremmo dire, e l'Europa centro orientale. Vediamo anche le precipitazioni, vedete, concentrate tra Grecia, Mare Egeo e Turchia e qualche cosa anche a nord della Francia e sulla Germania. Ecco che se controlliamo, vediamo il nostro modello di Reading, il modello inglese che ci aiuta a capire come si spostano le masse d'aria, vediamo che ecco, l'alta pressione praticamente già da domani comincia a muovere i suoi passi verso l'Italia e diciamo così l'Europa occidentale e raggiungerà un po' il suo culmine tra venerdì e sabato, lo vedete qui dall'immagine che vi sto mostrando. Da domenica poi una certa flessione, vedete, dell'alta pressione dovrebbe avvenire per opera del nucleo polare, vedete questo qua in blu, che dovrebbe affondare verso la Spagna, Francia e quindi poi successivamente coinvolgere le nostre regioni, almeno da quello che vediamo da Reading questa sera. Però sappiamo che ci manca un po' di tempo e quindi queste carte continuano ancora a cambiare. Lo vedremo e lo confermeremo nei prossimi giorni. Per intanto ci godremo delle belle giornate con temperature anche in aumento, un po' leggermente superiore al valore del periodo, soprattutto poi alle quote medio-alte. Allora andiamo a vedere la carta al suolo prevista per il giorno 29, giovedì 29. Vedete la perturbazione che ieri sera avevamo in Francia si è sfilata. Adesso le perturbazioni stanno più in alto perché il corpo di alta pressione si sta estendendo verso l'Italia e l'Europa, praticamente centro-occidentale. Quindi ripeto, ancora ci saranno giornate buone, tempo asciutto e soleggiato. Quindi ecco le previsioni per i prossimi 3 giorni. Domani 29 di ottobre, un cielo che sarà varcato un po' da una nuvolosità alta e soprattutto poi verso il pomeriggio sera. Più 8 la minima, più 18 la massima. Venerdì una giornata più bella, meno nuvole, più 9 la minima, più 19 la massima e poi il sabato 31 ancora un'altra giornata buona, più 9 la minima, più 19 la massima. Vedete, 19 è un valore che comincia a essere superiore alla media del periodo. Non è escluso che al mattino, ma poi magari lo preciserò domani, ci siano, al mattino e alla sera, ci siano delle formazioni nebbiose o di foschia densa, perché l'alta pressione tende a calmare i venti e a schiacciare l'aria verso il suolo e quindi, essendo la stagione proprio precisa, potremmo dire, per questi eventi, perché la terra si raffredda proprio dal basso, ecco, sul terreno si forma molta umidità e quindi nelle zone pianeggianti la formazione delle nebbie è piuttosto frequente in queste condizioni. Bene, io vi ringrazio dell'ascolto che avete prestato, vi do appuntamento domani e vi auguro un sereno giovedì 29 ottobre. Arrivederci a tutti.